Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube, segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Buona domenica e buon Natale a Enrica Perucchietti e a tutti quanti quelli che ci seguono. Credevate che non ci fossimo? Invece no. Ciao. E non siamo nemmeno vestite da babbe natalizie, babbe Natale. No. Ciao Beatrice, buongiorno, buongiorno a tutti, buon Natale a tutti. No, devo dire, mi sono rifiutata di questa cosa, cioè, perché magari uno dice, vabbè, mettiti un accessorio rosso, un cappellino, un paio di cornette, però non mi sembrava il caso, anche perché poi avrebbe svilito miseramente anche quello che cerchiamo di fare qui in questo canale. Quindi grazie peraltro ad Enrica per questa sua disponibilità e grazie a tutti quanti quelli che ci seguono. In questi giorni si è parlato di questa manovra che viene varata per il 31 dicembre, quindi chiaramente, essendo questo il nostro ultimo appuntamento dell'anno, perché non parlare del fatto che tra le mille cose bellissime che il nuovo governo ha in serbo per noi c'è questo innalzamento della soglia del bonus dello psicologo, quindi 1.500 euro da spendere, perché evidentemente, insomma, questa è un'emergenza, tanto quanto l'emergenza che abbiamo subito. Come dire, ci hanno ridotto ai minimi termini, perciò ora abbiamo bisogno di andare da un professionista serio, quando si dice da uno bravo. Che ne pensi? Beh, sono stati 3 anni di totale accanimento nei confronti dei cittadini, dove poi automaticamente anche le persone più fragili ne hanno subito di più le conseguenze. Ci sono stati diversi studi e anche molti articoli che si sono avvicendati negli ultimi 2 anni, soprattutto negli ultimi mesi, che attestano proprio come anche patologie psichiatriche siano peggiorate, come appunto le persone più fragili, magari che soffrivano anche di depressione in questa fase di terrorismo, di terrorismo mediatico, di continua paura, di distanziamento, isolamento, questo clima non soltanto di solitudine, ma di paura, di sospetto, la delazione abbia ovviamente esacerbato delle problematiche anche dal punto di vista psichiatrico, non soltanto, ma magari anche soltanto dei malesseri, senza andare nelle patologie più gravi, dei malesseri, ansia, attacchi di panico, insomma angoscia. E chi è che ha vissuto bene questi 3 anni? Sì, tra l'altro, insomma, ci sono state molte situazioni veramente gravose da un punto di vista emotivo, no? E quanta gente si è tuffata sui carboidrati, quanta gente ha cominciato a cucinare come se non ci fosse un domani, altro che emergenza sanitaria, quella era carestia, quindi dalle pizze ai dolci, e quindi tantissimi sono ingrassati a dismisura, perché poi che fai, uno spritz alla sera giusto per tirarti su, no? C'erano quelli che se lo facevano via Skype. Sì, esattamente, è ingrassata un po' perché si è buttata sulle crocche, no? A parte gli scherzi. E certo, molte persone poi alla fine sono state in qualche modo spinte ad adottare degli stili di vita anche alimentari che vanno totalmente in controtendenza rispetto a quelli che dovrebbero in realtà, insomma, adottare, che farebbero bene, perché poi nel momento in cui siamo stati costretti a chiuderci in casa, non si faceva sport, non ci si muoveva, si faceva al massimo il giro dell'isolato, molte persone, come dicevi tu, si sono buttate comunque sul cibo perché erano chiuse in casa, e quindi magari se ne stavano sul divano a spararsi una serie TV, a guardarsi un film, a leggere un libro, intanto si ingozzavano, quindi l'esatto opposto di quello che qualcuno avrebbe dovuto fare anche per rafforzare il proprio sistema immunitario, per tenersi in salute. Nei giorni scorsi era anche uscita la notizia che nel 2021 erano aumentati di 14.100 i casi di tumori, data anche, cioè, presumibile, no? Dalla gestione pandemica, oltre che dagli stili di vita
alimentari non soltanto sbagliati, che sicuramente in questi 3 anni sono peggiorati, sono stati anche esacerbati proprio da tutte le modalità, non soltanto di compressione delle libertà e dei diritti, ma è proprio da quella nuova normalità in cui i tecnocrati hanno deciso di ficcarci e ci hanno tenuto nelle gabbiette come dei topolini, e quindi invece di correre nella ruota siamo finiti a ingozzarci. Sì, e peraltro, insomma, visto che tu così citavi lo sport, no? Che non facevamo sport, in realtà chi ci ha provato è stato poi inseguito dalla polizia, dai cani, cioè capisci, non c'era la possibilità nemmeno di farlo, anche volendo, a parte il giro dell'isolato di casa. No, mi fa venire in mente questo nostro discorso, il fatto che queste cose che noi abbiamo vissuto negli ultimi 3 anni in realtà sono lontane da noi. Non so se anche tu hai questa impressione, magari chi ci segue, cioè sembrano episodi che sono successi forse nemmeno a noi, come se pur avendo detto e avendo sottolineato spesso dobbiamo avere memoria di quello che stiamo vivendo per non ritornare sugli stessi percorsi, eppure la nostra memoria comincia un po' a fare cilecca. Quindi questo modo di fare, secondo te, è giusto oppure no? Cioè, nel senso, dobbiamo ricordare perché dobbiamo salvaguardarci? Sì, nel senso che secondo me è anche una forma di rimozione, cioè si sta rimuovendo un trauma, un vero e proprio trauma, perché in maniera comunque diversa è stato un trauma per la maggior parte di noi, anche soltanto per chi sta da questa parte della barricata, per la forma di criminalizzazione del dissenso che c'è stata, per come siamo stati additati, perseguitati, denigrati, ma poi per tutto il terrorismo mediatico che è stato fatto, quindi tutta la paura che c'è stata gettata addosso, anche per chi comunque ha cercato di emanciparsi, da immunizzarsi da certe dinamiche sociali, da manipolazione, comunque queste sono penetrate. Infatti siamo un po' tutti esauriti dopo, insomma, 3 anni così incessanti. E bisognerebbe però, allora è naturale, penso che faccia parte della natura umana rimuovere determinati traumi, comunque archiviarli, lasciarli al passato per proiettarsi verso il futuro, perché altrimenti si rimarrebbe sempre ancorati al passato e non si vivrebbe più. Dall'altro però bisognerebbe anche avere più memoria di quanto è accaduto, soprattutto perché quanto è accaduto e non siamo riusciti a evitare che accadesse ha creato un precedente, ha costituito un precedente, quindi per evitare che questi precedenti, come per esempio il Green Pass, possano essere rispolverati e riutilizzati in futuro, anche non per una pandemia ma per altro, già si inizia a parlare di lockdown energetici, ambientali e quant'altro, bisognerebbe però far, diciamo, tesoro e quindi comunque conservare la memoria di quanto è accaduto, ovviamente anche lavorando a livello di equilibrio e di serenità interiore. Cioè non significa che uno deve essere lì a maturare un odio smisurato nei confronti di chi ci ha vessato, però neanche dimenticare quanto è accaduto, perché comunque a mio dire ci dovrebbero essere poi forme anche di giustizia terrena, comunque almeno una commissione d'inchiesta, come era stato da più parti auspicato. Certo è che se poi però si devia l'attenzione verso altro, il Qatargate, il conflitto russo-ucraino, l'emergenza climatica o altro, e le persone non vogliono più, perché non ce la fanno più, continuare a pensare a quello che è stato, allora magari anche, sai, forme di giustizia diventano forse più labili, o comunque si allontanano sempre di più. Beh, guarda, se uno ti dovesse dire il fatto che hai trovato più brutto, comunque più angosciante, più terrificante del 2022, certo, insomma, è un bel problema, perché devi metterti, esatto, ti devi mettere a spulciare tra i faldoni proprio, però magari c'è quella cosa che ti è rimasta più impressa. Guarda, detto così subito mi è venuta in mente la frase di Draghi: chi non si vaccina
muore, no? Contagio, muore tutto il resto. In realtà è stata proprio la persecuzione, la criminalizzazione del dissenso con questa violenza inaudita, perché poi sono state anche inanellate tantissime fake news, sono state anche adottati dopo la pandemia, per esempio, anche le liste di proscrizione sono state vergognose, veramente vergognose, cioè una delle pagine più tristi della nostra storia. Quindi forse metterei liste di proscrizione, poi quella forma di propaganda, comunque sempre di propaganda bellica, che è stata utilizzata pur di convincere le persone a sottoporsi a inoculazione. Sempre due strumenti comunque che dimostrano come il potere sia paternalistico, come ci tratti come se fossimo dei minus habens, e come anche si utilizzino non soltanto la coercizione, forme di vessazione, ma anche vere e proprie forme di totale disinformazione, perché siamo ancora tutti vivi e insomma la faccia di Draghi. Beh sì, e se invece io ti chiedessi una cosa positiva, giusto per abbracciare il 2023 con ottimismo? È più difficile. Tanto ci sono i corvi, cra. Questa è più difficile secondo me, qui faldoni pochi. I corvi vestiti da Babbo Natale insieme alle renne a Rudolf che passano. Vabbè, aspetta perché c'è. Perché scusami, i virologi quest'anno niente canzoncina. Ma perché stanno già a litigare tra di loro? Pregliasco che si butta in politica, Crisanti che se la prende con Palù. Vedi che tanto poi insomma è anche il loro tentativo di, oltre che di riciclarsi, di essere compatti, è durato di nuovo, sempre come il famigerato gatto in tangenziale. Allora, una cosa positiva è il fatto che comunque, al di là anche delle divisioni che ci sono state, soprattutto poi durante la campagna elettorale, continua a vedere, a testare, a sentire il bisogno, la volontà da parte di tantissime persone che hanno acquisito anche maggiore consapevolezza in questi mesi, comunque in questi ultimi tre anni, di creare qualcosa di parallelo, di creare una comunità all'interno della società, di essere solidali, di essere uniti, di costruire qualcosa, non soltanto di distruggere, quindi non soltanto, sai, la solita critica al sistema. Ed è secondo me questo anche il mio augurio per il nuovo anno, cioè il cercare di costruire, di rendere fertile, produttivo, tutto quello che anche abbiamo subito finora, un po' come nelle arti marziali, no? Cercando di, in questo caso però, portare alla costruzione di qualcosa, anche cercare di capire che non possiamo convertire le altre persone che non la pensano come noi, perché comunque sarebbe sbagliato, le manipoleremmo e non ci comporteremmo in maniera dissimile a come loro fanno o hanno fatto con noi, che il primo cambiamento passa proprio da noi, e però cercare di rendere appunto fertile, produttivo questo anelito per costruire qualcosa di nuovo, di positivo, di alternativo, di indipendente rispetto al sistema. E il fatto che comunque, avendo anche chiuso in casa milioni di persone, tantissime persone hanno avuto tempo, modo di interrogarsi e di informarsi di più, perché non avevano i soliti ritmi, no? da seguire, e quindi molti hanno iniziato a scoprire un mondo come quello dell'informazione libera e indipendente che prima non conoscevano solo in parte. Grazie ad Enrica Perucchietti e ti rinnovo gli auguri di un ottimo Natale, buone feste, noi ci ritroviamo con il 2023. Grazie, buona giornata. Grazie a te, buone feste a tutti. Se ti piace il nostro progetto culturale, sostieni con una donazione Fabbrica della Comunicazione, informazione differente. Iscriviti al canale YouTube e alla newsletter per non perderti gli aggiornamenti. Segui tutte le interviste sul sito fabbricadellacomunicazione.it, anche su Telegram e sui principali social, ed in podcast su Spotify. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.